Il territorio che si avvicina alla scuola, anche questo è particolarmente significativo, da Viena Omegna con il Lions Club di Omegna, che prosegue un progetto che era iniziato già lo scorso anno insieme all'associazione Kenzio Bellotti, sostenere con un progetto di pet therapy la piccola Sofia. Adesso è cresciuta, prima frequentava le scuole Cireggio, adesso frequenta invece la scuola media Beltrami. Un progetto iniziato lo scorso anno grazie alla sensibilità della presidente Maura Cerutti e che prosegue ancora adesso insieme all'associazione Kenzio Bellotti, che ha messo a disposizione un animale, un cane, un amico davvero a quattro zampe, a sostegno della piccola Sofia. Questa mattina la donazione nell'aula magna della scuola. Dobbiamo solo ringraziare il nostro presidente uscente Maura Cerutti, perché grazie a lei si è aperto questo canale di beneficenza a favore dei bambini disabili, nel nostro caso la pet therapy di Sofia. Il progetto prosegue e deve proseguire per sempre. È stato il progetto, il service che ho voluto con tutte le mie forze, è stato, come ho detto prima, un progetto bellissimo, credo il più bello che io, uno dei più belli che ho fatto nella mia annata. È un progetto che mi commuove ancora oggi, è proprio la vicinanza a questa creatura, a questa bambina, a questo bisogno, e noi abbiamo il dovere di stare vicino alle persone che hanno questi bisogni. Ecco un altro modo concreto con cui la scuola si avvicina al territorio, o forse il territorio che si avvicina alla scuola, in maniera anche solidale questa volta. Sì, diciamo che è un momento molto importante proprio perché fa parte di quel percorso di patto educativo tra la scuola, la famiglia e la comunità in cui la scuola vive. Per noi è un momento veramente significativo questo, perché abbiamo anche la possibilità di collaborare con associazioni, come è capitato con il Club Lion, con la quale già avevamo avuto dei rapporti negli scorsi anni, con un significativo contributo nella realizzazione del nostro cortile. Ecco, questa volta abbiamo un'iniziativa rivolta a dei bambini che hanno delle difficoltà particolari, e questo ci rende ancora più orgogliosi del nostro compito, che è un compito di istruzione, di educazione e di solidarietà.